Allora, qualcuno di recente mi ha chiesto come fare a poter convertire i PDF in immagini JPEG. Perché in immagini JPEG? Perché a volte si chiede di pubblicare qualcosa contenuto all'interno di un PDF su Facebook o in qualche altro social network. Per farlo servono tre programmi. Uno è questo qua che si chiama strumento di cattura, che su Windows 7 si trova premendo Start, che è qui, e qui non c'è perché è Windows 8, e poi subito sopra c'è la casella di ricerca, scrivete strumento di cattura e dovreste trovarlo. Poi vi serve Paint e lo trovate sempre qui premendo su Start in basso a sinistra e scrivendo Paint, e poi aprire il PDF che vi serve, che in questo caso io uso Nitro, ma voi potete usare qualsiasi altro programma per visualizzare un PDF. E allora che fai? Praticamente premi F11, ecco, Alt Tab. Come si fa a vedere Alt Tab? Io lo faccio vedere con la tastiera. Alt tab sarebbe Alt. Ok, premendo questo qua ripetutamente, praticamente visualizzate gli altri programmi. Allora dovete arrivare dove c'è strumento di cattura. Premete su nuovo e poi selezionate l'immagine. Una volta selezionata l'immagine, lui la immagazzina. E io poi che faccio? Vado su Paint e faccio CTRL V. CTRL V, non c'è bisogno che vi dico come si fa CTRL V. E quindi viene incollata la prima immagine. Poi, se c'è una seconda immagine che dovete inserire, allora che fate? Ritornate sul PDF, selezionate e sfogliate con pagine per vedere l'altra pagina che volete mettere. In questo caso io ne prendo una a caso, questa. Che faccio di nuovo Alt Tab e vado di nuovo allo strumento di cattura, poi gli dico di nuovo nuovo, seleziono la parte che mi interessa, lascio il pulsante del mouse, ritorno su Paint, faccio CTRL B e la posiziono però stavolta un pochettino spostata. Ora, se non ci dovrebbe arrivare perché vede l'immagine poi non va più oltre. Quello che consiglio è di allargare questo. Si vede che c'è un quadratino bianco sul bordo, ce ne sono 6 o 9 quadratini ci sono. Comunque quello che vi interessa è quello per allargarlo da sinistra verso destra. Allargatelo quando basta e di nuovo fate CTRL V. Lo prendete con il mouse pulsante sinistro, lo trascinate fino a dove vi serve. Una volta che l'avete posizionato come meglio pensate, l'ultima cosa da fare prima di salvarlo è ritagliare l'immagine. Si preme su seleziona, si seleziona tutta la parte interessata da qua a là. Ops, non ci arriviamo. Che si fa in questo caso? Si va sullo zoom che c'è qua in basso a sinistra, si torna un pochettino indietro e allora si va di nuovo su seleziona, si prende la parte interessata e gli si dice poi ritaglia, così lui lo prende preciso. Poi dischetto in alto a sinistra, salva. E voilà. Adesso non gli dovete dire altro che il nome, che in questo caso io faccio prova. E dove? Magari sul desktop, così poi lo cancellate. E avete salvato il PDF come se fosse un'immagine in PNG. Chiudete il tutto e poi ve la pubblicate su Facebook, come penso già sapete fare. Spero sia chiaro. Ciao a tutti.